Buonasera, ben ritrovati a Torno per Cena, vediamo subito chi c'è sul nostro divano. Partiamo da Elisabetta Fatuzzo. Buonasera. Del Partito Pensionati. Buonasera. Buonasera Elisabetta, poi Alessio Alberti del Partito Democratico. Buonasera a tutti. E Nicola Molteni, deputato della Lega Nord. Buonasera. Buonasera Molteni. Buonasera. Cosa avete fatto di bello oggi? Raccontate, facciamola un po' dialogata prima di andare. La Fatuzzo so che dopo la trasmissione viene con me a Tele Lombardia e facciamo Iceberg, vieni sì, ospite, sì, perfetto. Sì. Parleremo vengo con te, sì. Di tante cose interessanti, ma oggi di buono cosa hai fatto? Oggi... Se ci devi pensare troppo, niente. No, no. No, oggi ho lavorato su una prossima mozione che presenterò che riguarda i giornalisti, la Cassa di Previdenza dei giornalisti, te ne parlerò che... È in difficoltà, credo che sia opportuno porre l'attenzione pubblica anche al problema delle pensioni dei giornalisti, oltre che di tutti i pensionati. Che sono molto più alte. Sono molto più alte, no, le però, pensioni, cioè, dei giornalisti, però insomma, sono i giornalisti, anche noi dobbiamo, insomma, andare in pensione. E Alessio Alberti? Oggi sono stato a Milano, in università, per lo più. A studiare. E poi sono tornato, sì, sto vedendo di dare la laurea prossimo mese, quindi. Ah, una roba, in che cosa? Il corso si chiama Scienze Internazionali, Istituzioni Europee, roba di diritto e economia più sul ramo, diciamo, internazionale. Ecco perché quando ti faccio qualche domanda che riguarda la quotidianità, i tombini, i marciapiedi rotti, mi parli no, dei guarda, massimi sistemi. Mi dispiace contraddirti, però anche con quelli ho a che fare quotidianamente dal momento che sono amministratore locale, consigliere comunale ad Esio, quindi anche con le, come dire, faccende più spicciole, che poi sono quelle più importanti perché riguardano la quotidianità della gente, ho a che fare appunto tutti i giorni. Molteni, che ha fatto oggi? Mattinata televisiva, un paio di trasmissioni TV, e nel pomeriggio abbiamo presentato due proposte di legge su due temi che secondo me sono molto di attualità. Uno sulla legittima difesa, sulla possibilità di potersi difendere all'interno della propria abitazione e di casi di cittadini che vorrebbero difendersi, sono tantissimi, per difendere il cittadino all'interno della propria casa. E poi un'altra proposta di legge sempre sul tema sicurezza, giustizia, una proposta di legge per difendere gli anziani dalle truffe, che è un altro reato che sta ricorrendo in maniera molto abbondante. Buona questa cosa qua, perché mi sembra anche che quel reato lì, cioè quando uno assale un anziano, poi se la cava con niente perché è semidepenalizzato, non so come sia stata quella vicenda. Io sono in commissione giustizia, quindi negli ultimi 4-5 anni sono stati votati tutta una serie di svuota carceri, indulti mascherati, depenalizzazioni, in particolare tenuta del fatto, tale per cui oggi in questo paese purtroppo chi commette un reato non paga per il reato commesso, e se viene fermato lo si ferma al mattino, il ladro poi esce il giorno dopo con grande spregio nei confronti delle forze dell'ordine e del cittadino vittima del reato. Quindi un po' meno di impunità, un po' più di giustizia, un po' più Elisabetta, di sicurezza. Elisabetta, se non sbaglio, fra una settimana passa anche una tua legge in Regione Lombardia, ricordiamola sempre. Sì, la legge per installare le telecamere di videosorveglianza in tutte le case di riposo e strutture per disabili di tutta la Lombardia. Quindi la regione darà un contributo alle case di riposo per installare queste telecamere. So che c'erano degli intoppi, ti sei sentita col presidente Maroni anche. Sì, assolutamente, lui lo ringrazio perché è intervenuto più volte a sostegno di questo progetto di legge, per cui speriamo martedì di arrivare all'approvazione definitiva e quindi di essere la prima regione a avere finalmente queste telecamere a tutela dei nostri anziani e non solo anziani ricoverati in queste strutture, in modo che non possano avvenire maltrattamenti che ci sono stati. Quando invece sulle truffe agli anziani, sempre in Lombardia, già da qualche anno abbiamo approvato sempre un progetto di legge di iniziativa nostra del Partito Pensionati, ma votato da tutto il centrodestra e anche da tutta l'opposizione, per cercare di prevenire il fenomeno delle truffe agli anziani. Quindi attualmente sono solo le forze di polizia, qualche comune, associazione che organizza corsi, cerca di dare informazioni agli anziani per prevenire questo tipo di fenomeno. E invece con questa legge che abbiamo approvato un paio d'anni fa, che è stata anche finanziata, cerchiamo di dare una mano alle associazioni e ai comuni perché diventi
un mezzo di prevenzione un po' più organizzato sul territorio, in modo da raggiungere il più ampio numero possibile di anziani. Che... Quando parlavamo Molteni prima, illegittima difesa, furti, assalti in casa e anziani, io avevo già pronta qui una notizia che leggo dal Gazzettino di Padova, agghiacciante, assalto in casa, coniugi ottantenni imbavagliati e legati da tre banditi. Siamo a Masi, quindi siamo in provincia di Padova, notte da incubo per due anziani, erano le 20:30, quindi neanche tanto tardi, quando tre ignoti travisati e con accento dell'est Europa, dopo essersi introdotti all'interno dell'abitazione, hanno legato i due coniugi di 84 e 83 anni. Ecco, qui se fossero stati armati avrebbero potuto sparare, e se avessero sparato, allo stato attuale delle cose sarebbero finiti nei guai loro. E c'è soprattutto questo assalto delle bande dell'est, ma non solo, nei confronti di persone indifese, i nostri anziani. Dobbiamo fare qualcosa, perché se la son cavata con poco, ma il trauma lo viveranno per il resto dei loro giorni, no Molteni? Sì, non ci siamo messi d'accordo, però no, io ce l'avevo già qua pronto. C'è una quotidianità e una recrudescenza del furto, perché negli ultimi 15 anni, prima si parlava del furto in casa, il ladro entrava in casa per impossessarsi di un bene, tendenzialmente quando in casa non c'era nessuno. Oggi dal furto in casa siamo passati nelle rapine in villa. Alle rapine in villa si entra in casa anche se c'è qualcuno all'interno dell'abitazione e non ci si limita più purtroppo solo a sottrarre un bene materiale, ma si passa proprio alla violenza. Tra l'altro gli hanno portato via 200 euro, qualche qualcosina di valore. Io se posso proprio utilizzare questa trasmissione e anche il fatto che tu hai un ruolo importante nella diffusione pubblica della politica, perché sulla legittima difesa se ne sta discutendo da un sacco di tempo. Ci hanno preso per il culo perché sembrava l'altro giorno. Lo posso dire io che sono il primo firmatario di una proposta di legge che è stata presentata a febbraio del 2015. Ne abbiamo discusso per 6 mesi in Commissione Giustizia. È arrivata in aula, la si doveva votare, il Partito Democratico ha deciso di rimandare in Commissione e di insabbiare questa proposta di legge che non vuole incentivare l'uso delle armi. Io non voglio che i cittadini diventino del Rambo o che ogni cittadino abbia la pistola sul proprio comodino. Però scusa, perché devi precisare sta roba? No, semplicemente per dire che noi vogliamo che ci siano delle regole chiare, che un cittadino all'interno della propria abitazione sappia cosa può fare e cosa non può fare per potersi difendere, perché difendersi non può mai essere un reato, ma difendersi è un diritto, perché sennò viene contestata quella che è l'eccesso colposo di legittima difesa, cioè la discrezionalità del magistrato di poter decidere. E per me il domicilio e l'abitazione, io ho una bimba di 6 mesi, e io vorrei che la mia bimba all'interno di casa sua possa essere tranquilla. Ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di essere tranquillo, sereno all'interno della propria casa. E se uno entra, io posso reagire, il diritto di reagire ad una aggressione per difendere l'incolumità mia e della Alessio, mia famiglia. Questa è la regola della nostra proposta. L'avete insabbiata? Ma adesso occorrerebbe vedere esattamente qual è l'iter parlamentare che ha seguito e vabbè, quali sono... Vabbè, tutte ste pippe però... Però nel senso è vero, nel senso se qua cioè, si dice se ne che parla è, stata, da che è anni... stata insabbiata, non penso... Cioè è stata insabbiata, sarà appunto stata non rimandata all'analisi delle commissioni perché evidentemente alcuni punti dello stesso provvedimento non erano ritenuti, come dire, corretti o opportuni. La legittima difesa da parte dei cittadini è sacrosanta. Naturalmente il principio che ha sempre guidato la tutela della legittima difesa da parte dei cittadini è quella della giusta misura della difesa rispetto all'offesa che viene arrecata. Riguardo a questa vicenda, naturalmente è molto, a parte triste, ma una vicenda anche che fa arrabbiare, che fa, come dire, davvero incavolare il fatto che ci siano persone che entrano nelle case dei nostri anziani e vanno a usare violenza nei confronti di queste persone quando evidentemente entrano con l'obiettivo primario di rubare. Non ci dovrebbero entrare neanche per rubare, sia chiaro, però come dire, il reato risulta ancora più odioso in quanto si va a ledere l'incolumità dei nostri anziani, delle persone. Qui c'è una, sempre in Veneto, Castelfranco, quindi ci spostiamo a Treviso, in Veneto sta succedendo di tutto in questo periodo, ma anche in Lombardia, in Veneto di più. Settantenne di Castelfranco derubata più di 30 volte, tra scippi, furti e borseggi. Martedì in casa ladri armati di piccone e pala, adesso dice io dormo con la pistola sotto il cuscino sparerò, insomma 30 volte è veramente un caso limite,
Eppure 30 volte tutte documentate per questa signora. Posso darti alcuni numeri? Sì. Il nostro è il paese dove ogni anno si commettono circa 1,5 milioni di furti, in generale. 250.000 furti nelle abitazioni. Di questi 250.000 furti nelle abitazioni non sono numeri miei della Lega, ma sono numeri del Ministero dell'Interno, il 62% sono commessi da stranieri e solo il 6% di chi commette questi reati predatori gravissimi viene consegnato alla giustizia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il fenomeno c'è, è un fenomeno reale, io credo che ci si debba spogliare dalla paternità politica e bisogna affrontare in maniera seria il tema sicurezza che c'è, perché non c'è solo una sicurezza insicurezza percepita, ma c'è una vera e propria insicurezza rispetto alla quale la politica deve rimettere il tema sicurezza come priorità dell'agenda politica. Purtroppo, per esperienza politica mia, che vedo in Parlamento, questo tema è stato abbandonato. È messo da parte. Bisognerebbe parlare un po' più di sicurezza, certo, e mettere un po' più di soldi sulla sicurezza e un po' meno soldi sull'immigrazione. Lo chiedo alla regia, siccome oggi è una giornata particolare per quel quotidiano, mi riferisco al quotidiano Libero, mi anticipate il collegamento con la redazione di Libero, questo famoso titolo, famoso perché ne stanno parlando tutti, della patata bollente. Un titolo di Libero, siamo al Fatto Quotidiano, un titolo di Libero e tutti stanno con la Raggi, da Grasso Boldrini, da Lombardi a Giachetti, aggressione sessista, schifo. Buona parte del mondo politico esprime solidarietà alla sindaca di Roma, Santanchè parla di titolo azzeccato, nessuno scandalo, Feltri nel 2011 fece lo stesso per Rubi ma nessuno parlò, patata bollente, così nel titolo di prima pagina il quotidiano Libero si riferisce a Virginia Raggi, sindaca di Roma, al centro delle cronache politiche e giudiziarie delle ultime settimane. Una definizione contro cui si schierano anche gli avversari, patata bollente perché è la vita agrodolce della Raggi. Come la vedete? Partiamo con la Fatuzzo, che è donna, la vede come un'aggressione sessista, un bel titolo. Ma è una, vabbè, è una, a me ha fatto sorridere perché comunque è un titolo, vabbè, doppio senso, ma comunque spiritoso, credo che ne abbiamo visti di peggio, quindi vabbè, e non, sicuramente io non l'avrei scritto, no? Una donna, bisogna stare sempre un po' cauti, però è un titolo di giornale, un titolo, cioè, di Libero, ci parla, sta, non è che insomma, mi scandalizzo. Questo titolo, lo rivediamo, patata bollente. Vabbè. Si parla del fatto che è stato superato ogni limite. Giornalisticamente invece, ci sta. Vedete, questo, è questo sotto è il titolo, quindi Feltri si ripete, il titolo del 15 gennaio 2011, Silvio rischia grosso la patata bollente, fu il titolo dedicato a Rubi e nessuno parlò. Adesso c'è la Raggi, la sindaca di Roma nell'occhio del ciclone, per le sue vicende comunali e personali, patata bollente, scattano tutti. Alessio? Ma io direi che con questi titoli purtroppo siamo abbastanza abituati da parte di alcuni giornali, Libero non è nuovo appunto. Ma è la ma non è la patata bollente dei problemi di Roma. Allora, la questione è, indipendentemente da questo titolo, che come dire, io scinderei la questione puramente, diciamo, di attacco alla donna in quanto tale, che è da condannare, nel senso che occorrerebbe evitare un certo linguaggio e certi titoli sensazionalistici sui giornali, da quella invece che è la questione politica, cioè è evidente che la Raggi è un sindaco inadeguato, assolutamente incompetente e incapace di portare avanti il proprio lavoro su Roma, lo stiamo vedendo, si sta forse dimostrando il peggior sindaco che abbia mai avuto la capitale, questo assolutamente indipendentemente dal fatto che sia uomo o che sia donna. Molteni. Io per definizione mi schiero sempre dalla parte opposta rispetto alla Boldrini. Se la Boldrini attacca questo titolo, io difendo a spada tratta il titolo. Dopodiché Feltri mi sembra che abbia avuto poca fantasia nel ripetere un altro titolo. Dopodiché il problema non è ovviamente forse sulla... Forse l'ha fatto apposta per vedere le reazioni per creare diverse. Esattamente, esattamente. Dopodiché sicuramente il problema non è legato alle vicende personali, amorose e sentimentali della sindaca Raggi, c'è un problema di capacità da parte. Il problema vero è di due tipi. Primo, la capacità del Movimento 5 Stelle di selezionare la classe dirigente adeguata rispetto alle percentuali di voto che ha. Secondo, la capacità del Movimento 5 Stelle di dimostrare di saper amministrare una realtà importante, quindi saper passare dalla protesta alla proposta, e lo dice uno che appartiene a un movimento politico che è nato, come Poletti sa bene, come movimento di protesta e che ha dimostrato poi nel corso degli anni, soprattutto a livello locale,
di amministrare e di passare dalla protesta alla proposta, alla capacità di risolvere i problemi da parte dei cittadini. È un problema di governabilità sui 5 Stelle, non di patate. Se governano così la capitale Roma, che è una città assolutamente complessa, ma che rimane appunto una città, figuriamoci come possono aspirare a poter governare un'intera nazione, un intero paese. Cioè, questi davvero, se vanno al governo dell'Italia, Il rischio, non dico fallimento dell'Italia, ma il rischio appunto di incorrere in gravi e seri problemi, molto più gravi e molto più seri di quelli che già ci ritroviamo ad affrontare ora, è davvero tangibile. Quindi cerchiamo assolutamente di scongiurare che questo accada, cioè che i 5 Stelle vadano al governo del paese. Roma cosa insegna, Fatuzzo, questa gestione di Roma? Roma è veramente senza parole, nel senso che lo si sapeva già che i sondaggi davano la Raggi vincente, quindi era già da un po' che è impossibile che siano stati così, che siano così impreparati a governare una città importante, delicata, piena di problemi come Roma. Cioè non è accettabile che chi si candida a governare non sia poi in grado di farlo. Abbiamo assistito a balletti solo per scegliere gli assessori e trovare persone disponibili a fare l'assessore. Fammi adesso aprire solo il telefono, poi mi racconti anche dell'esperienza in Lombardia. Pronto? Pronto? Buonasera? Pronto? Pronto? Buonasera, cosa ne Roberto pensa di questa vicenda? Cosa vuole quello lì del PD, della Raggi? Mi scusi, cosa pensa di sto titolo? Sono tutti invidiosi! Perché invidiosi? Sono tutti invidiosi! Ho capito. Perché il Movimento 5 Stelle va su lui! Lei vota per il Movimento 5 Stelle, signora? Gli altri partiti non hanno fatto un cavolo! Sì, ma le chiedo, vota per il Movimento 5 Stelle lei? No, ma sento quei politici lì che ce l'hanno su tutti con la Raggi, ma che guardano un po' a casa sua, quel PD lì fa schifo. Vabbè, detto questo, cosa pensa del titolo patata bollente? Sa cosa significa? Doveva abbassare il volume del televisore. Ma sì, le han buttato tutto addosso a lei? Cosa deve fare? E quindi l'ha interpretato nella via buona sto titolo, dai, nel modo buono, giusto? Si difende, va bene. Ma certo, poverina, cosa la deve fare? Bene, da dove mi sta chiamando? Non lo sapremo mai, la signora. Se mi richiama anche da sobria magari riusciamo a fare anche una conversazione. Invece no, il rapporto... Pronto? Buonasera. Pronto? 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 Sì, come si chiama? No. Alessandro da Milano. Alessandro? Da Milano. Da Milano, sì. Ha abbassato il volume? Ha abbassato il volume del televisore? Sì, un attimo. Perfetto, così la sento meglio, capisce? No, ho sentito le critiche che venivano avanzate nei confronti della giunta Raggi. Sì. Perché non parlano anche degli scandali del PD, di Lotti, il vice ministro del Consiglio, che le ha combinate in tutti i colori, di questo non si parla. E perché non parlano, ad esempio, dello scandalo clamoroso del salvataggio delle banche e al contempo questa legge ha messo a tacere chi voleva che venissero pubblicati i nomi dei debitori morosi. Cioè le banche sono fallite, noi contribuenti dobbiamo salvarle e non possiamo neanche sapere chi sono quelli che hanno ricevuto miliardi di certo milioni di euro, e insomma sono debitori morosi, e noi dobbiamo adesso intervenire noi per salvare le loro inadempienze. Ecco, lei come, mi scusi, adesso le faccio rispondere, come mi legge sto titolo patata bollente? Vabbè, è il doppio senso, si sa, quel doppio senso che con i termini sessuali, certo, però volevo dire
anche qui attaccano la Raggi ma non mettono in evidenza gli altri problemi, le gravi che hanno gli altri partiti. Aspetti, rimanga in linea che le provo a far rispondere da questo giovane del PD che ho visto che vi sta un po' antipatico, No, guarda, allora, riguardo ai problemi è logico che ci sono in qualsiasi partito, in qualsiasi movimento. Sì, beh, ma anche fa la questo, premessa generale. È vero, nel senso, anche questo a dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è un partito vero e proprio, così come lo sono il Partito Democratico, così come lo è Forza Italia, la Lega Nord. Sta dando ragione al Signore dicendo o che siete altri. Tutti uguali. Prima cosa. Seconda cosa, riguardo al salvataggio delle banche. La questione... naturalmente è che chi ha delle responsabilità dovrebbe essere chiamato a rispondere di quelle responsabilità per la gestione che è stata fatta evidentemente in maniera non oculata di quegli istituti bancari. I soldi signore, che sono stati no, messi, però, no, no, i signore, soldi che sono stati no, messi, aspetta sono stati un messi attimo. Anche per tutelare ascolta, i piccoli medi risparmiatori. Il signore sta dicendo, vuol sapere i nomi di quei lazzaroni che hanno preso soldi perché erano amici degli amici. Io sono d'accordo per renderli pubblici. Il tuo partito no. Io sono tendenzialmente d'accordo. Prego, prego, signore. Sì, no, appunto, volevo dire, adesso stanno attaccando la Raggi, però vorrei vedere quali partiti hanno restituito, hanno rinunciato al finanziamento pubblico e comunque hanno restituito parte degli emolumenti che percepiscono. Lo sa in Italia... Le dico, lo sai in Italia qual è il partito che ha tolto il finanziamento pubblico ai partiti? Cioè qual è il partito che ha fatto la legge in Parlamento per eliminare... Okay, l'ha fatta il Partito Democratico. Certo, però continuate a prenderlo. No, nel senso ci sono... Mi pare che al momento chi ha restituito 80 milioni di euro delle retribuzioni dei politici sono soltanto quelli del 5 Stelle, non mi pare che ce ne siano altri. Però anche qui la invito bene, come dire, ad approfondire un attimo, a informarsi, perché i parlamentari dei 5 Stelle dicono di restituire parte del loro stipendio, qui nel senso c'è un parlamentare, forse lo potrà anche meglio dire di me. Allora, non so quanto sarà la somma precisa, però è sicuro che da parte degli altri partiti questa iniziativa non c'è mai stata. E quindi i fatti contano quelli che contano. Se poi l'importo è inferiore... non saranno 80 milioni, ma 50, la differenza c'è comunque. Ecco. Intanto la ringrazio, vai, andiamo avanti. No, loro dicono di restituire, se ben ricordo, una parte dello stipendio, però poi nel senso i rimborsi, quelli che sono dovuti... Il funzionamento del gruppo parlamentare, ecco. beccano 30 milioni di euro in 5 anni. Tipo noi come parlamentari il 30% dell'indennità del parlamentare lo diamo al partito. Io credo nella politica e credo anche nei partiti. Guarda un po' te, ovviamente gestiti in maniera oculata e trasparente, e io credo che un partito per poter funzionare debba avere un minimo di finanziamento. Dal 2017, cioè da quest'anno, il finanziamento pubblico è stato azzerato perché è stata votata in Parlamento una proposta di legge votata anche dalla Lega che azzera da quest'anno il finanziamento pubblico ai partiti. Sulla Raggi, adesso io non voglio fare il difensore d'ufficio anche perché io sono quanto di più lontano rispetto al Movimento 5 Stelle, però è evidente che Roma, che è stata amministrata male, tanto dal centrodestra quanto dal centrosinistra, Roma è lo specchio fallimentare del nostro paese, ok? Ha un debito pubblico, la città capitale. Di Roma... Io vorrei vedere che per me oggi la capitale morale del paese non è tanto Roma quanto Milano, economica e sociale. Roma ha 13 miliardi di buco, ok, creato dalle amministrazioni di destra e di sinistra. La Raggi è stata votata dal 60% dei romani e vedevano nella Raggi la possibilità di poter risolvere i problemi. Il dato di fatto oggettivo, al di là di giudizi politici, è che nei primi 6 mesi questa si è ingarbugliata, è incastrata tra assessori che sono dimessi, avvisi di garanzia, Mara Romeo, la stessa Raggi è stata raggiunta da un avviso di garanzia fino a settimana scorsa. La regola del Movimento 5 Stelle era: prendi un avviso di garanzia, che non è sinonimo di condanna, che non è sinonimo di colpevolezza, ti dimetti. Sapendo che sarebbe arrivato l'avviso di garanzia alla Raggi, hanno spostato un po' in su l'asticella. Questo per dire che cosa? Che il tema della moralità, il tema della legalità va gestito con grande accuratezza. Non puoi avere il doppio pesismo, no? Se sono avvisati gli altri, sono ladri, pronto. Altrimenti se tocca loro. Buonasera. No. Buonasera, Bolente. Come si chiama? Giampiero da Piacenza. Buonasera, Giampiero, dica. Per quanto riguarda il discorso ladri, io sono di questo avviso. Il 30% voglio considerare che se lo... Regia, però fatemi sentire meglio sta telefonata perché è un po' dura per me sentire... adesso, non si sente bene? Adesso sì, mi dica pure. Allora, il 30% se lo sarà cercato lei.
ma il 70% ce l'hanno buttato addosso. Io sono anch'io ben lontano come leghista, perché anch'io sono un sostenitore tesserato dalla Lega. Bravo. E di tutta la destra, quindi qua da me non può avere grosso appoggio, perché quando uno mi dice che non può chiudere i campi rom perché non hai soldi di fargli le case, no, noi siamo di un altro avviso. I rom, il primo trelumerti che passa, si caricano e si portano fuori dal confine, e le case si danno alla gente che le guadagna, che se le paga e che se le merita. Quali tre ospiti o dei due che ti sono rimasti, visto che sei della Lega, ti sta più antipatico? Beh, ovviamente è innanzitutto leghista, chiaramente. No, più antipatico, ho detto. Beh, insomma, sei riuscito a perdere un voto. Io personalmente non andrei mai in rappresentanza di un PD, ma neanche sotto tortura. Cioè, da come sono messi, per quello che hanno procurato il territorio, io personalmente neanche sotto tortura non ci andrei, ecco, assolutamente. Va bene. Non andrei mai a rappresentare certe situazioni, neanche da morto. Va bene. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Elisabetta, ti stai addormentando? No, non vorrei passare tutto il tempo a parlare della Raggi, sinceramente. Andiamo dove ci portano. No, nel senso che non è, poi non è dobbiamo carino andare parlare anche degli assenti. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, Poletti. Come si chiama? Maria Cinzia, telefono dalla provincia di Varese. Volevo innanzitutto salutare i suoi ospiti. Bene. E sto rivedendo con piacere la signora del Partito Pensionati. Mi ricorda quando c'era il suo buonasera papà, cioè le trasmissioni. E io mi ricordo quando era signorina, pensi un po' come passa il tempo. Ma io mi ricordo anche quando ha iniziato lei, Poletti, ecco. Nel 2000 le trasmissioni su Antenna 3, per cui pensi quanti anni sono sì, passati. Sì, sì, è vero. Ecco, ho seguito la sua carriera, lo sto seguendo tuttora. Niente, io adesso mi stavo riallacciando un attimino, vabbè, il problema della Raggi del sindaco di Roma, ma quanti sindaci che effettivamente non fanno il proprio dovere in Roma, prendiamo Roma perché è Roma capitale, ma se noi guardiamo l'ultimo caso eclatante di quello che è successo dell'hotel di Rigopiano, che il sindaco doveva bloccare le strade e non farle percorrere, invece si è guardato più l'interesse economico che tutto il resto, perché le cose stanno così, poi ci sono i morti e prendiamo i morti. Io mi preoccuperei più di queste cose qua, di quel ragazzo di 30 anni che si è tolto la vita nei giorni scorsi con due lauree e uno stage perché non trovava lavoro, e poi ci preoccupiamo tanto dei profughi, degli immigrati, di dare le case a Roma, questo e quest'altro, quando abbiamo una marea di gente che ha lavorato una vita, e tutte le sere lei, Poletti, l'ho tratta su una trasmissione su Rete 4, di gente che è sodata, che lì è da aspettare la pensione. Ci preoccupiamo di salvare le banche quando poi noi siamo noi stessi lavoratori che mettiamo i soldi dentro le banche, e cosa succedono? Casini. Ci preoccupiamo di far venire qua gente, di non bloccare le frontiere, ma oggi ho sentito l'ultima dei Gentiloni, apro chiudo parentesi, quanto se sì, noi siamo l'Italia che accogliamo, ma che cosa accogliamo? Che non sappiamo più dove mettere questa gente, ce li troviamo dappertutto e poi succedono atti criminali e non vengono puniti. E tutto l'Italia, mi permetta, è tutto lo sbando, cioè non, dunque non si gira, Poletti, non c'è più una realtà vera, cioè la gente onesta come me che paga le tasse, alla fine della fiera non si trova in mano nulla. Io ho 49 anni e mi ritrovo in una situazione paradossale, ci preoccupiamo di mettere sui voucher, ma i voucher non dovevano essere eliminati. Cioè qui è una situazione che stiamo, e concludo, tutelando la gente disonesta, ma non solo i politici, io non parlo solo di politici, ma anche nel quotidiano, perché nel quotidiano vediamo il furbo che gli stiamo dando alla sociale, e questi come hanno accampato fino a 65 anni, mentre chi si è versato i contributi è là che sta aspettando la pensione, cioè è una cosa assurda. Ti ringrazio, grazie, buona serata. Elisabetta, partendo proprio da questo. Sì, a me ha colpito molto la vicenda di quel ragazzo che si è suicidato perché senza lavoro, senza speranze. È una cosa che sì, ormai prende un titolo. Ne hanno parlato i giornali pubblicando la lettera, ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi. Che non fanno notizie, anche tanti pensionati. Poi si ammazza un profugo e prime pagine dappertutto. Si ammazza un pensionato, neanche sul giornale. Sì, purtroppo non se ne parla più, ma il tema del lavoro, siamo in una crisi nera. Io credo che il ministro Poletti forse
dovrebbe prendere un po', mettersi un po' la mano sulla coscienza e cercare di prendere dei provvedimenti, perché quelli che si stanno facendo, tipo l'ape social, l'ape volontaria, le robe lì sono, a parte che sono strozzinaggio legalizzato, si fa un favore alle banche e alle assicurazioni, ma si prende la gente per il collo, perché una persona senza lavoro, senza pensione, è chiaro che accetta qualunque cosa gli venga offerta pur di mangiare. Ma cioè, vogliamo liberare i posti di lavoro, quei pochi che si possono liberare, perché la gente non deve stare sul lavoro fino a 70 anni, mentre con le leggi, la legge Fornero, tutte le leggi sulle pensioni che vengono lasciate così, non viene modificata una virgola, costringono le persone a rimanere fino a che sono anziani proprio, che non riescono neanche più a lavorare, costringono a farli stare sul posto di lavoro. Si potrebbero liberare dei posti, lasciando quindi ai giovani la possibilità di lavorare, consentendo a chi vuole di poter andare in pensione. C'è la pensione contributiva, ormai in vigore dal 96, consentite a chi vuole andare in pensione di andarci con il calcolo contributivo. Questo lo ha detto, non lo dico io, lo ha detto Tito Boeri, presidente dell'INPS, fa sì che alle casse dell'INPS non costi nulla, perché la pensione contributiva è studiata perché con i contributi versati si copra la pensione, per cui non è che lo Stato deve sborsare nulla. Ma lasciamo libera, questa almeno è la proposta del Partito Pensionati, lasciamo libera l'età di pensione. Caspita, come succede all'estero, in Francia, se uno rimane disoccupato è giusto che l'INPS, io vorrei che succedesse questo, gli mandi una lettera e gli dica: guarda, se vai in pensione adesso prendi tot, se vai in pensione fra 5 anni prendi tot, e uno sceglie in base a quello che sono i contributi maturati se vuole andare subito, vuole aspettare o cosa. Ma oggi viviamo in un'epoca in cui il lavoratore non sa se andrà in pensione, quando ci andrà, quanto prenderà, costretto a accettare magari prestiti strani che si inventa il governo. Ecco, questa è una cosa che io non accetto. Abbiamo un'altra voce, pronto? Buonasera. Niente, linea caduta. E volevi aggiungere? Sì, posso fare una domanda, visto che abbiamo qui un esponente del Partito Pensionati? Più che il riferimento alla legge Fornero, la mia domanda, anzi è una doppia domanda. Se si è d'accordo riguardo al ricalcolo delle pensioni percepite col retributivo in contributivo, quindi ricalcolo da retributivo a contributivo, e se per esempio le persone che percepiscono pensioni d'oro, per pensioni d'oro parliamo di pensioni che sono anche ben oltre i 5.000 euro al mese, per esempio, possano, come dire, parte della loro pensione essere destinata, non lo so, magari a un investimento in titoli di Stato per contribuire nel pagamento dell'enorme debito pubblico che è l'Italia, o comunque per cercare di dare una mano a quelle che sono le giovani generazioni, in un qualsiasi modo che si possa pensare, dal momento che oggi davvero la situazione occupazionale, in particolar modo per i giovani, lo sappiamo in Se Italia, i giovani sono come rasentiamo te, il 40%. Meglio lasciarli come stanno e non Se aiutarli. I giovani sono come me, ma meglio io sono, non aiutarli. Ma io non faccio testo con me. Ah, assolutamente. Sì, ma non sono d'accordo. Pensioni d'oro, per carità, se uno ha lavorato davvero e versato quei contributi, è giusto che prenda la pensione alta. Se così non è, e ci sono tanti casi, le pensioni d'oro, sì, io prenderei una parte e le userei per dare ai giovani che oggi sono precari, co-co-co-co-pro, stipendi bassissimi, che non avranno la garanzia che oggi invece c'è. Però è facile c'è, parlare così, no, Molteni? È facile. Cioè, dai, Elisabetta, è bello, sono le belle intenzioni, ma... Però il dato di fatto, prima, l'analisi della signora, secondo me, era assolutamente lucido. Il nostro è un paese che vive di contraddizioni e di grandi tensioni sociali. Il nostro è il paese che ha 3 milioni di disoccupati e ha il 40% di disoccupazione giovanile, ma è anche al tempo stesso il paese che dal 2011 al 2016 ha speso 12 miliardi di euro per l'accoglienza, tra soccorso, accoglienza, istruzione, sanità, e che nella legge di stabilità del 2017 per questo grande fenomeno, per questo grande business su cui tanti stanno lucrando e speculando, mette 4,2 miliardi di euro. Mette 4,2 miliardi di euro per 180.000 presunti profughi potenziali clandestini. E c'è al Senato da 6 mesi bloccato il decreto povertà. In Italia abbiamo 4 milioni e mezzo di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà, che non mettono assieme il pranzo per la cena, perché 4 milioni di poveri italiani mette 1 miliardo di euro. Allora, io credo che difendere l'interesse nazionale vuol dire stanziare i soldi per le povertà, per i giovani, per i NEET, cioè quei giovani che non cercano, che non hanno lavoro, che nemmeno studiano,
e non spendere 12 miliardi di euro per garantire vitto alloggio a chi non ha il diritto di stare qua, perché al profugo do casa, vitto alloggio, al clandestino, fortunatamente, come avviene in tanti altri paesi mondiali, li rimando a casa loro. Ecco, questa è la grande disuguaglianza sociale che emerge tutto agli altri e niente agli italiani. Ecco, per non fare degli slogan semplici, però c'è una grande, una profonda ingiustizia. Ormai quelli che sono discriminati nel nostro paese non sono più gli immigrati, ma sono i cittadini italiani. Ecco, quindi... Però se posso, permettimi, certo. la situazione di crisi economica e le vere difficoltà che hanno i giovani nel trovare lavoro, capisci che non sono determinate in primo luogo dal fatto che si spendano 12 miliardi per l'accoglienza. Sì, però capisci che un giovane con niente e gli altri mantenuti fa un po' di contrasto, indipendentemente da dove arrivino i soldi. Sì, ma noi dobbiamo fare misure che siano misure organiche e strutturali per far sì che ci sia una ripresa economica e che ci sia occupazione per i giovani. Scappano a cercare fortuna all'estero e ospitiamo qua dei ventenni che non sa chi cazzo sono? Ma ti posso dire, oggi Minniti ha lanciato questo piano per gestire questo nuovo piano sull'accoglienza, lanciando i lavori socialmente utili, o lavori di pubblica utilità gratuiti. Allora, se il lavoro è lavoro, non può assolutamente essere gratuito. Se non è lavoro, ma è volontariato, non può essere obbligatorio. Allora dico, noi non abbiamo in giro dei giovani che si presterebbero in un momento di difficoltà a poter fare anche lavori socialmente utili, non magari gratuitamente. Non gratuitamente, magari retribuiti. Allora io do prima il lavoro, anche socialmente utile, comunque che dà un minimo di dignità a un giovane, lo do prima a lui. E non lo do prima all'immigrato che non ha alcuna connessione rispetto al territorio. Se uno viene qua, lavora, ha la casa, ha un reddito ed è regolare, ha il sacrosanto diritto di stare qua e di contribuire alla ricchezza del paese. Chi non è regolare, non possiamo mantenere tutto il mondo. Ecco. Andiamo un attimo ancora al telefono. Abbiamo, pronto, buonasera. Tutto. Buonasera, Poletti. Chi sei? Sono Carlo da Milano. Carlo, quale ti sta più antipatico degli ospiti? Ma non mi sta antipatico nessuno principalmente, però ognuno, come detta, cioè espone le sue condizioni senza però dire tutta la verità. La verità è che il paese ha un deficit di almeno 20-30 anni dal punto di vista della programmazione economica e soprattutto di programmare il futuro. Cioè, noi siamo arrivati a questa condizione perché non abbiamo più le risorse per mandare la gente in pensione. E io sono un esempio, 62 anni non ho la pensione, la sto aspettando da 5. E poi abbiamo i giovani che sono disoccupati al nord il 40 e al sud sono al 65%. Quindi siamo in una situazione paradossale. Qui si continua a fare grandi discorsi, grandi soloni che vengono, non loro, non sto parlando contro questi, anzi sono delle bravissime persone, ma vengono a farci ogni giorno una morale quando non, per mettere mano a questa situazione bisogna avere un coraggio enorme. Il coraggio qual è? Quello di andare a togliere i privilegi regressi. Io potrei farle un elenco, Poletti, di gente che è andata in pensione quasi alla mia età, ma non a 62, a 50 anni. Gente che è andata, che si è fatto aumentare lo stipendio del doppio negli ultimi 3 anni, per avere poi la pensione. Poi non parliamo dei sindacalisti, che ci sono, purtroppo devo mettere dentro anche quella categoria, che si sono lasciati, cioè hanno lasciato un esempio ai giovani che oserei dire, guardi, non ho le parole. Va bene, mi è chiaro, grazie. Ha ragione il signore. Ti conviene dargli ragione? Perché non è che mi conviene, che sono proprio d'accordo. Cioè, sul fatto che in Italia purtroppo ci ritroviamo anche in questa situazione perché ci sono una serie di privilegi precostituiti che si sono andati sedimentando negli anni e nei decenni. Si sono fatte politiche scellerate, no, alimentando. Che se poi tu pensi di toccare, perché si è tentato di toccare le pensioni d'oro, arriva sempre quell'organismo che si chiama Corte Costituzionale, no, che ti dicono no, quella cosa non la puoi fare perché poi tocchi un diritto, i diritti...
acquisiti, no? I cosiddetti diritti acquisiti non possono essere toccati. No, io credo che siamo in una situazione tale per cui anche determinati diritti acquisiti, se ingiusti, e il diritto acquisito spesso e volentieri è un privilegio ingiusto, può e deve essere in un momento di difficoltà per tutti, tutti devono contribuire a sanare questa situazione. Sì, poi il diritto acquisito sempre dei degli magistrati, altri, quelli con le pensioni altissime, perché povera gente, diritto acquisito non esiste. Pronto? Non esatto, viene tutta la... Esattamente. Buonasera. Sono Franco di Milano. Franco di Milano. Ha ragione il Carlo. Ha ragione il Carlo? A 39 anni erano già in pensione. Statale, non statale. Magari quelle che avevano un po' di malattia, no? Che sì, avevano 50 anni e 30 anni che prendono la pensione. Tu invece come sei messo? Sono messo male perché ci vogliono ancora 20 anni di pensione. Ma quanti anni hai, scusa? 51. Aia, allora sei messo male, sì, non lo so, 20 anni non credo. Comunque, ha mille ragione il Carlo, bravo, parla bene. Va e bene. E quella della Lega, vogliono lavorare intero di essere comunitarie. Ciao. Ciao. Ecco, è davvero rischia a 51 anni di lavorarne ancora 20? Deve aspettare i 67 anni, però con l'aspettativa di vita che man mano aumenta, nel 2019, cioè, aumenta sempre più, nel 2019 aumenterà di altri 3-4 mesi, lo dirà l'Istat, e così via, ogni due anni verrà aumentato, quindi man mano l'età di pensione viene quella di vecchiaia, è normale, viene spostata in là. Per cui si è calcolato che si arriverà ai 70 anni circa per il 2050, Pronto? Di sicuro. Buonasera. Buonasera, sono Nicola Milano. Prego Nicola, parli pure in diretta. Complimenti Roberto, ci vorrebbe tante altre trasmissioni per poter dire realmente le cose come stanno. Dica. Io non riesco a capire quel signore lì di mezzo come fa ancora a parlare per quanto riguarda gli extracomunitari che dobbiamo continuare a mantenerli, fino a quando e fino a quanti ne dovranno arrivare? I nostri giovani dove sono? Non lo sappiamo o non lo vogliamo sapere o non lo vogliamo vedere? Sono tutti a casa. Chi ha le possibilità, chi ha la fortuna di avere una famiglia alle spalle, se ne va all'estero. Se per noi è un bene, va bene. Scusate. Però non riesco a capire come si possa ancora intraprendere questa strada e continuarla a sostenere. Tu che fai nella vita? Tu che fai nella vita? Io ti ho già telefonato una decina di giorni fa. Che fa coperture industriali. Ah, ok, ho capito. Ha fatto cassa, non cassa, si parlava di Adriano, la famosa Adriano. Sì, sì. Ecco, non lo so, andiamo avanti così, io lavoro e non lavoro, andiamo avanti così. Grazie, sento molti con l'umore a terra, ma come dargli torto? Il quadro purtroppo secondo me è lo specchio di un paese che in questo momento, che vive un momento di grande difficoltà e di grave crisi, vede che il cittadino italiano che fa fatica, fa sempre più fatica e l'immigrato è l'ultimo arrivato, invece viene garantito tutto quello che l'italiano deve pagare. L'italiano paga il ticket per poter andare all'ospedale, l'immigrato ha la prestazione sanitaria gratuita. L'italiano si mette in coda per avere una casa popolare e non la becca, all'immigrato la casa popolare perché ha quattro figli viene data. Questa è l'ingiustizia sociale. È razzista, ingiusto quello è che dice? È una discriminazione al contrario. No, chiedo. È una discriminazione al contrario questa. Però, allora, permettimi, sì sulla no? questione ancora immigrazione. Sta dicendo delle balle o no? Sulla questione immigrazione, io per esempio sono assolutamente a favore... No, te la spiego perché dire sì o no... Ah, perché se però me la spieghi come fai di solito, 5 minuti di pipa che poi mi addormento... Non sono 5 minuti di pipa, al secondo... senso, parlare e dire le cose per come la ho penso... Ho capito, anche ti ho chiesto, ha ragione secondo te o io no? Io per esempio sono favorevole agli accordi di riammissione, quindi è logico che queste persone se vengono qua niente. E non hanno diritto a rimanere nel nostro territorio perché non sono profughi, via dicendo, richiedenti asilo, devono
devono essere... Gli accordi di riammissione vuol dire rimandarli a casa loro? Gli accordi di riammissione... Che è una roba che dice la Lega. Ti posso chiedere, posso chiedere una questione, cosa? La questione, la Lega dice di accoglierli, sulle piattaforme petrolifere in disuso in mezzo al Mediterraneo. Ti posso fare una domanda, Salvini, l'ha detto. Tu sei di Desio, ok? A Desio c'è una casa popolare, fa domanda di casa popolare un anziano che abita a Desio da 40 anni, che ha contribuito alla ricchezza di Desio, e fa domanda un immigrato che è arrivato l'altro ieri, che ha tre figli. Tu sei il sindaco di Desio, la casa la dai prima al cittadino di Desio o la dai prima all'immigrato? Sono due. No, adesso una no. Di casa. Adesso no, scusami. Sono due liste completamente diverse. Perché a Desio c'è sta la casa popolare che è dedicata ai profughi chiedenti asilo, che ne occupa 20. Allora, scusami, profugo. No, però scusa, non fare sto gioco. Io prima ti ho chiesto, secondo te... Molteni aveva ragione. Se l'immigrato lavora, paga le tasse, è cittadino, nel senso agli stessi. Chi viene prima ti ha chiesto. C'è una sola casa. C'è una sola casa. Chi la dai? Tutte e due, la puoi dare soltanto a uno. Io ti dico, io se fossi sindaco del mio paese, che è Cantù, io la casa la do senza neanche pensarci al cittadino canturino, all'anziano canturino o alla giovane coppia canturina che magari con quella casa si sposa. Alessio, ma se tu ragioni per requisiti, è chiaro che va prima l'immigrato. Perché è chiaro che va prima? Ha più figli? Dichiara meno reddito, ma no, ma è ovvio. Così, è così. No? Perché? Guarda che io sono per il confronto, dimmi perché mi ridi in faccia quando ti dico che va prima l'immigrato. Ma perché non è vero, nel senso che anche a Desio e in generale in tutti i nostri comuni c'è una lista d'attesa, purtroppo sono, non sono a sufficienza le case popolari per soddisfare immediatamente quelle che sono le richieste da parte dei cittadini, ma come dire, via via con il tempo, purtroppo anche qui ci vuole tanto tempo perché ogni anno per esempio a Desio si liberano 7-8 case popolari. Ma non mi stare su te l'ha detto per fare un esempio e ti ha chiesto a chi dai prima la casa. Se fossi sindaco te di Desio. Io conosco il tuo sindaco, ma perché è tifoso della mia squadra di basket. Ma è una domanda che secondo me non ha senso per il Come fatto non che... non ha senso? Ma per il fatto che le case popolari è logico che vanno date a chi ha il diritto e i requisiti per averle, punto. Va bene, non ha risposto. In base a quella che è la legge. Il compito della politica, la politica deve spendere i soldi e deve spenderli bene. Io ti dico, se io ho 1000 euro e sono il sindaco, l'amministratore o fossi presidente del consiglio e devo decidere se spendere questi 1000 euro per l'italiano o spendere questo 1000 euro per l'immigrato, questa è la scelta della politica. Parte che devo anche decidere capire, come spendere immigrato, i soldi, no? Intendi immigrato uno, con o senza nazionalità, immigrato residente, no, guarda, che è presente in Italia da quanti anni, che è nato in Italia, ieri, perché in Italia ci sono anche immigrati che arrivano a 18 anni che non hanno ancora la cittadinanza italiana nonostante siano nati sul territorio italiano. Quelli sono immigrati. I dati dell'Istat di ieri dicono che in Italia abbiamo l'8% della popolazione italiana sono stranieri, abbiamo 5 milioni di immigrati regolari. In Lombardia abbiamo 1 milione di immigrati regolari che lavorano, pagano le tasse. Quelli hanno gli stessi diritti. Sono perfettamente integrati. Elisabetta, tu a chi la dai prima? La casa popolare, perché sennò... Sicuramente all'anziano che abita ad Desio. Perché ha pagato le tasse per 40 anni, ma perché dobbiamo darci delle regole, perché altrimenti saranno incentivati ad arrivare sempre di più, perché noi diamo più a chi arriva per ultimo rispetto a che sappiano, non hanno neanche idea di cosa si vanno a ritrovare dall'altra parte. Sì, chissà cosa gli raccontano prima di partire, perché se vengono qui è perché pensano di trovare qualcosa di meglio di dove stavano. No, questo non ci piove. Quella è la speranza, nel senso che hanno sempre avuto. Facciamo un cambio e salutiamo Alberti del Partito Democratico. Hai voglia di andartene? Vado, sì, anche perché devo scappare. Ciao. Ciao. Ciao Alberti, ciao, arrivederci. Ciao a tutti. E facciamo entrare Francesco Rizzati dell'Associazione Enrico Berlinguer. Hai ancora qualche minuto? Se volete rimanere. Buonasera. Ciao. Falla più veloce che sennò sembri anziano. Hai visto che mi vogliono far mettere in mezzo? Si vedi che non in mezzo, sono io. Buonasera Alberto. Come mai hai preso l'angolo? Perché mi sembra corretto. È più comodo, secondo me. Ma a parte quello, poi c'è una donna sola, è giusto che sia in bella evidenza. Ragazzi, cercate di collegarmi con Senaldi che mi sta messaggiando dicendo che è pronto. Sentiamo la telefonata. Pronto? Buonasera. Niente, è caduta la linea. Fantastico. Riusciamo a collegarci con Libero e chiedo anche a Rizzati che pensa di sto titolo. L'hai sentito? Come no? Come no? Ma dai, come no? Come no?
È la notizia del giorno, che ne pensi? Ma come notizia del giorno è modesta, direi. No, guarda, è quasi in apertura su mediocre, in linea con certe sparate che ogni tanto Libero esibisce, perché è chiaro che più fai rumore e clamore, più attiri attenzione di qualche sprovveduto. Io, insomma, se fossi loro, eviterei però di fare questi titoli riferiti ad una donna, perché è proprio un livello talmente basso che non può essere accettato. Ma hai visto che lo stesso titolo fu fatto qualche anno fa per, guarda, per Ruby? Ma guarda, guarda Roberto, titolo, guarda Roberto, io... Sì, sì, ma per carità, ma vale lo stesso ragionamento, eh? Indipendentemente da chi sia la donna in oggetto, vale il discorso, io certe battute le posso accettare e criticare, magari se le fa Charlie Hebdo o qualche giornale satirico di quella dimensione, però siccome presumo che Libero sia invece un giornale che ci Senaldi, tiene qui, alla qualità del giornalismo, ecco, io eviterei titoli di questo tipo riferiti alle donne. Qui l'ospite dell'associazione Enrico Berlinguer, che è un vecchio comunista, dice esatto. Non ci siamo con sta patata no, bollente. Un casino è scoppiato oggi, Pietro. Se la ride. Ha ottenuto risultato. Ma sì, a me sembrava un titolo fattuale, però invece è stato interpretato maliziosamente. Diciamo. Ecco. Sistematemi meglio il collegamento audio con Senaldi, evitate anche di amplificare la mia voce oltremodo, schiacciate bene i tasti, no, non c'entri Pietro. Sei riuscito a mettere tutti d'accordo sulla Raggi? Ma infatti i grillini ci dovrebbero ringraziare perché per un giorno non si è parlato dei guai di Roma, dei disastri della Raggi, ma solo di questa povera donna che noi abbiamo sbattuto in prima pagina chissà per quale motivo, forse perché aveva delle polizze intestate che non riesce a giustificare, forse perché è indagata, forse perché gestisce la capitale d'Italia come uno schifo, forse perché mette i suoi amici in luoghi, assegna ai suoi amici, peraltro tutti incompetenti, degli incarichi di primo piano in una città che avrebbe bisogno di gente competente, forse perché i suoi assessori e non noi dicono che assegna gli incarichi in base a delle simpatie, non siamo noi di Libero a dirlo, sono i grillini a dirlo. Pietro, raccontami, io un po' la storia la so perché stamattina ero lì da Feltri. Ma raccontami come nasce sta patata bollente, come nasce questo titolo che ha portato molti, dopo la rassegna stampa di ieri notte, ad andarsi addirittura, anche molti che non condividono le idee del quotidiano, ad andarselo a comprare proprio per farsi anche, oddio, quattro risate a spese nostre, perché poi quel buco di Roma ce lo dovremmo ripianare. Come nasce sta storia della patata bollente? Ma nasce da semplicemente, come in tutte le mattine, si discute di quelli che sono i fatti e ogni mattina si fanno i conti con i comuni, con la situazione di Roma, che è in una situazione pericolosa, diciamo, al di là è una situazione bollente a prescindere, cioè gestire Roma è una patata bollente, io non vorrei mai essere al posto della Raggi. Dopodiché l'assessore della Raggi dichiara che la Raggi ha una situazione con l'uomo che gli ha intestato la polizza e noi abbiamo fatto uno più uno, insomma. Non mi sembra neanche originalissimo, francamente. È il medesimo titolo che abbiamo fatto quando scoppiò il caso Ruby, solo che Ruby andava con Berlusconi. E allora il PD non si indignò, diciamo così. Sì, ma l'abbiamo fatto vedere il vecchio titolo. Reazioni indignate da tutte le parti. In quanto direttore responsabile ti aspetti anche un provvedimento da parte dell'Ordine dei giornalisti? È stato minacciato, annunciato? Va bene che poi basta andare là e dire che... francamente spero... E dire che patata bollente è un modo di dire quando... Io francamente... sono complicate. Ma io francamente spero di
spero, di, spero che l'ordine dei giornalisti non, non getti benzina sul fuoco, ecco, e, non, e difenda la categoria dai grillini, perché sono i giornalisti che hanno bisogno di essere difesi dai grillini, non i grillini che hanno bisogno di essere difesi dai giornalisti, no? Oggi Grillo praticamente ha dato il mio indirizzo, l'ha messo in rete, dicendo scrivete a Senandi, dicendogli che è un mascalzone. Ho ricevuto qualche centinaio di messaggi, in realtà quelli di insulti sono anche abbastanza pochi, altri si sono limitati a ritwittare il tweet di Grillo, a testimonianza che probabilmente i fan di Grillo non hanno la stessa fantasia del loro guru. Poi si è capito cosa serve la Boldrini, che è immancabile, anche oggi intervenuta. Ma la, la Boldrini, io ricordo di aver letto sul blog di Grillo una sorta di sondaggio: cosa fareste alla Boldrini se foste chiusi in macchina con lei? Evidentemente lei si è sentita più ferita da, dalla nostra copertina contro la Raggi che da questo insulto a Grillo. Noi peraltro siamo accusati di essere sessisti, a me sembrano più, io non credo che noi siamo sessisti, mi sembrano senza dubbio sessuofobi i nostri accusatori. Sentiamo Rizzati che ti vuol parlare. Rizzati, è un po' che volevo dirti qualcosa, Senaldi, se posso. Hai fatto prima l'elenco, diciamo così, delle manchevolezze politiche della Raggi, della sua giunta, e ci hai messo il calibro da 90 di quella vergogna di Grillo contro la Boldrini. Perfetto. Non ti bastava scrivere questo sindaco è scadente, non vale che un tubo, è? Non è capace di fare politica, eccetera, eccetera. Cogli il punto che si aggiunge patata a una foto di una bella donna, metti in, in movimento una serie di considerazioni di carattere sessofobico, misogino e quant'altro che non ti dovevano sfuggire. Ma allora, noi già la settimana scorsa abbiamo fatto una bella copertina con la Raggi dicendo quando te ne vai. Dopodiché, ma perché noi vogliamo ignorare che stai su quella linea, le insinuazioni sulla vita sessuale della Raggi arrivano dal Movimento 5 Stelle? Sì, però, scusa, non le abbiamo fatte. Perché devi abbassarti noi? Tu a quel livello? Aggiungo, sì, arrivano sei, dagli altri. Sei un giornalista qualificato, perché ti devi abbassare a quel livello? Spiegamelo. Che non si capisce, se non con la furbata di cercare di vendere qualche copia in più. Scusi, perché stiamo a discutere di questa robetta adesso. Quando D'Avanzo invece ha scritto, quando D'Avanzo ha scritto che Berlusconi si accompagnava con delle zambraccole di infimo grado, eccetera, eccetera, tutti ad applaudire, a dire, a fare delle manifestazioni. Il popolo viola, manifestazioni per la dignità delle donne, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa mi farebbe ridere se adesso ci fossero delle manifestazioni per la dignità delle donne della Raggi. Ci mancherebbe altro. Perché dobbiamo nascondere la verità? Ma quale sarebbe la verità, scusa Senato? Noi peraltro come Libero siamo stati gli unici a fare un'operazione di verità, perché siamo stati gli unici a scrivere che non era, non sono, non c'è scritto motivazioni affettive nella causale, nella polizza, nella causale della polizza vita che Romeo fece alla Raggi. Tutti hanno scritto che c'è scritto motivazioni affettive. È un'invenzione della libera stampa, della stampa perbenista, della stampa educata, a cui fino a ieri faceva comodo attaccare la Raggi. Certo, oggi che la Raggi l'abbiamo attaccata noi, ma non, il PD ma non è non questo sa il punto. Più dove prendere voti. Ascolta, Senaldi, non è questo il punto. In fuga, lo sai anche tu. Lo sai anche tu che ci sono una valanga di furbastri che ci sguassano su queste cose per millanta motivi. Però perché sei proprio tu che, voglio dire, una qualche professionalità la puoi mettere in campo, devi buttarla in vacca in questo modo? Dai, non, perché devi scendere a questo livello? Perché? Ma ecco, scusami, ma io ti faccio una domanda, ti rispondo con una domanda. Prego. Ma Roma la buttiamo in vacca noi o la stanno buttando in vacca i grillini? Ma così la butti in vacca tu in con questo titolo? Cioè, se Roma aggiungi, è una cloaca, guarda, è colpa di Libero, con questo titolo, è colpa aggiungi, della Raggi, è colpa aggiungi, del PD. Aggiungi poca cosa alla poca cosa che è nato a Roma.
O aggiungo poca cosa, sì, ma piccante, diciamo. Vabbè, ah, contento tu. Pietro, contento Pietro, tu. Domani ci dobbiamo aspettare altre patate in prima pagina. Patacche di sicuro. Domani mette Roma in vacca. Beh, innanzitutto, sì, sì, certo, certo. Libero domani avrà dei pezzi di Feltri, mio, di Farina. Avremo pagine e pagine per, che potrete leggere. E poi oltre a riporteremo anche tutti gli attacchi, perché adesso ieri c'era la patata bollente, oggi ci sono i patatini arrabbiati, no? Allora riporteremo tutti gli attacchi di questi patatini che difendono la Raggi. Senti, fino a ieri l'attaccavano in maniera vergognosa. Che pensi della vicenda Asia Argento contro Giorgia Meloni, lardosa e fascista, e l'Asia Argento che va a fotografare questo non so se è sessismo, sono tra donne, e va a fotografare la Meloni al ristorante. Guarda, ti ringrazio della domanda, perché secondo me i primi nemici delle donne sono le donne stesse. E questa tweet foto della Asia Argento, che comunque ha chiesto scusa, perché lei, a differenza nostra, doveva chiedere scusa. È la chiara dimostrazione di come i primi nemici delle donne siano le donne. Allora, onorevole Molteni della Lega, se fosse lei il direttore domani, che titolo farebbe? Roma in vacca, adesso con proprio resta su. Io credo che siano stati Roma geniali. In vacca, eh. Oh, se fai assunto. Pietro, assunto subito. Pietro, se fai Roma in vacca, domani viene giù il mondo, lascia stare. Roma in vacca, no. Però mi assumete. Allora, Molteni, Roma in vacca. Invece potete anche cambiare argomento. Fatuzzo, partito pensionati, che titolo fa domani d'apertura? Accattivante, che faccia vendere copie? Perché i giornalisti devono accattivare. No, mi hanno fregato l'idea, l'avevo detto io. La buttiamo in vacca con la foto della Raggi, così la completa l'opera. Attenzione che state così. No, però. Se ben lo conosco, sta pensando a vacca e dintorni per il titolo di domani, alla parola vacca e dintorni. No, non c'ha il coraggio. Eh? Non c'ha il coraggio. No, noi domani abbiamo... No, non è che non c'ho coraggio. È che ormai l'abbiamo fatto, l'abbiamo pensato, poi comunque noi andremo avanti molti giorni, molti giorni, quindi sì, anzi potremmo indire un concorso. Bravo, ma stai solo. Anzi, mi avete fatto un'idea, adesso su liberoquotidiano.it mettiamo il concorso, titola tu la vicenda Raggi. Senti, invece il titolo che farebbe Rizzati... Cambiare immediatamente sindaco, perché è evidente che... Cioè no, ma questo non è un titolo, il titolo è una roba, una frase secca, accattivante. Guarda, posso fare tante cose, per esempio, sono qualità pedestre di Totti che a Sanremo si esibisce... Ho capito, allora vieni a dare lezioni a noi giornalisti e poi non lo sai fare. No, vi do lezioni perché non potete fare questo giochino, che sapete benissimo essere furbesco, di affiancare... similitudini interpretabili a fotografie di donne. Ecco, lo sapete benissimo, questa cosa qua abbassa di molto il livello. Se vi posso dare un consiglio, evitate, insisto, se Nadi qualche qualità tecnica, professionale, di Senadi è molto convinta, vedo. Ce l'ha, stia sulla politica, perché lì la materia c'è. La quarta di cemento che aspetta il cosiddetto stadio della Roma, lo sai benissimo di cosa stiamo parlando, benissimo, lì c'è materia per dire ai grillini attenzione che lì vi bruciate. Lì, su quella roba lì, rischiate davvero di bruciarvi. Vabbè, ecco perché i giornali di sinistra chiudono tutti, questi titoli noiosissimi. Perché stanno sul me, non è vero, perché per esempio il Manifesto, che è l'unico giornale di sinistra che c'è in Italia, è quello che ha l'Oscar per la migliore titolazione. Sì, però poi dentro è illeggibile, ma non si è mai permesso, perché sennò sarebbero bastonati sulle orecchie, di fare, diciamo così, vabbè, lasciamo Pietro alle sue patate bollenti. Pietro, buona serata, buon lavoro. Sì. Ciao. Ma dai, almeno hai avuto una giornata piena. Sicuro. Almeno tu ti sei divertito, quattro risate. Molto piena, non è finita. Non è finita, va bene. Adesso vai a casa a parlare con tua moglie e vediamo.
Va bene, grazie Senaldi. Non replica. Mia moglie, ma mia moglie, guardi, posso dire una cosa? Perché hanno tirato in ballo anche mia moglie, che io ho sentito. Mia moglie sta lavorando, si sta facendo i fatti suoi, non, è completamente all'oscuro di tutto questo. Adesso rientrerò a casa e parleremo dei fatti nostri, non certo della Raggi. Ma per quello, meno male, che non porti il lavoro a casa, che ce ne sono già troppi che portano il lavoro a casa. Buona serata Pietro. Grazie, grazie Pietro Senaldi, l'ho tenuto un po' tanto, ma è una delle notizie del giorno. Intanto libero e ringrazio Nicola Molteni della Lega. Non aspettava altro, guarda che scatto. No. Ciao, alla prossima, arrivederci. Ciao. E la Fattuzzo riguadagna la posizione, un posticino comoda al caldo, non andava bene a fianco a Rizzati, che sei scappata su. No, visto che c'era lo spazio libero, sennò poi... Si utilizza la sponda. Beh, comodo per appoggiarsi. Esatto. Pronto, no. Buonasera. Pronto? Sì, pronto. Mi sono perso. Pronto? Sì, buonasera. Sono Luigi da Milano. Luigi, mi abbassi il volume del televisore e dica pure. Perfetto. Io ho visto in trasmissione, acceso adesso, la dottoressa Fattuzzi. Che è una Fattuzzo? Sì. Fattuzza. Fattuzza. Non fa niente. Avevo necessità di fargli una domanda. Sì. Di che tipo? Perché è sposata, Sulla pensione. Sulla pensione, mi scusi. Prego. Sulla pensione. Dottoressa, io ho una pensione sociale e ho compiuto 448 euro al mese e ho compiuto 70 anni. Volevo chiederle, c'è un aumento avendo compiuto i 70 anni? Cosa bisogna fare? Perché non riesco a capirlo. Chi dice una cosa, chi dice un'altra? Potrebbe aver diritto alla maggiorazione sociale, il famoso aumento di Berlusconi, se si ricorda, quello al milione al mese. Bisogna verificare, bisogna comunque fare la richiesta all'INPS. Comunque le consiglierei di andare a un patronato, va bene. Chiedere a noi, verifichi se hai i requisiti. Questo non è il momento di far cose, ma in generale chi ritiene di avere una pensione ingiusta può far valere i suoi diritti all'INPS, se li ha, certo. Varranno, no? Sì, vale sempre la pena comunque controllare e verificare, quindi o scrivi a noi in Partito Pensionati, abbiamo il sito www.partitopensionati.it, trovi i riferimenti, o se no un patronato, insomma, ecco, vada a chiedere perché deve fare la domanda, perché non ci regalano niente, bisogna sempre fare le domande. Rizzati, che hai fatto oggi oltre a discutere di patata con Senaldi? Purtroppo mi sono dovuto occupare di problemi di gestione familiare. Ancora? Accidenti, purtroppo sì, quindi non è stata una giornata, diciamo così, particolarmente positiva. Dopodiché c'è pure mal di gola, raffreddore venerdì, i milanesi si ammalano solo venerdì, porca miseria. E vabbè, dai, coraggio, domani è sabato, ci sarà il sole. Ma senti, su sta stretta sui furbetti annunciata, adesso il medico fiscale, a parte che né io né te conosciamo sto mondo, perché abbiamo un altro sistema di lavorare, quindi cioè non è che possiamo assentarci, no? Sì. Ma secondo te funzionerà per una volta o sarà la solita presa per i fondelli? Annuncio? Funziona già adesso. So che da qualche anno, non sono cose recentissime, ma da qualche anno c'è stata davvero una svolta rispetto al fatto che c'era una realtà minore, ma esisteva, di malcostume da parte di tutta una serie di situazioni che abusavano delle maglie larghe, diciamo così, del controllo. Adesso, da quando la situazione è passata in mano all'INPS, che diciamo così, ha rilevato anche da molte ASL che avevano a sua volta la titolarità per fare i controlli, le cose sono decisamente cambiate. Infatti, se date un'occhiata ai giornali, ci sono i dati che mettono in chiaro il fatto che c'è stato effettivamente un cambiamento. La cosa che non capisco è questa uscita di Boeri, l'ennesima uscita infelice che Boeri fa regolarmente, almeno una volta al mese, perché evidentemente il signore deve andare sui giornali. Ma cosa fa? Il presidente dell'INPS dovrebbe trovare il sistema di mettere a posto, se ne esce sui... Guarda, ti dico solo questa perla qua, il governo nella legge di stabilità ha fatto due propostine, penso che la Fattuzzo le abbia colte,
per cercare di in qualche modo integrare almeno una piccola parte dei pensionati al minimo. Provvedimenti minori che Poletti ha preso all'interno del calderone delle cose che non è capace di fare, ne ha messe due che andavano bene, perfetto. Boeri fa tutto un ragionamento sulla situazione delle pensioni in questo paese, non più tardi di una settimana fa, quali sono i provvedimenti che attacca? Esattamente questi. No, allora fammi capire Boeri, cioè il tuo interesse qual è? Semplicemente ed esclusivamente quello di far finta di tenere a posto i conti, che stanno benissimo a posto per conto loro, o è quello di andare comunque a mettere in discussione quando si avanza una qualche proposta che possa servire ad aiutare ad alleviare le difficoltà che un numero importante di pensionati hanno in questo paese? Elisabetta. Io, questo presidente, davvero, sì, faccio fatica a capirlo. Io consiglierei a Boeri di usare le proprie energie invece che fare sparate sui giornali per cercare di risolvere alcune cose che non funzionano dell'INPS. In primis, io sono subissata di chiamate da pensionati che si vedono diminuire la pensione e non sanno perché. E mi chiama e dice perché? Io chiedo all'INPS perché? E non si riesce a capire il perché. Cioè, quando c'è una variazione sulla pensione, neanche si degnano di comunicare il motivo. Ma non lo capisci neanche tu che hai studiato il tema da 2000 anni. No, perché ormai l'INPS non manda più neanche il cedolino mensile della pensione. Quindi uno deve prendere le proprie gambe, camminare fino al patronato, sperare che abbiano il tempo di stampargli da internet, dal sito dell'INPS, il proprio cedolino di pensione, per vedere se quindi sono uno tasse, si ritrova, non ma non lo sapevo tasse. Questo, sì, senza sì. Un avviso? Sì, ormai cioè uno è tutto si ritrova online. Meno soldi, allora uno che poi sì. Sappiamo che gran parte delle pensioni sono veramente risicate, sì. Uno l'aspetta, si fa i suoi conti, 20 euro di qua, sì. 100 di là, eccetera, e uno si ritrova meno soldi improvvisamente. Sì, magari si ritrova 20 euro in meno, 50, sai, su una pensione no, di 400 certo. Euro, di 500 sì, euro, sono tanti. E non sa perché, perché l'INPS non lo scrive. Il dato clamoroso, che in questi tempi di emicrania assoluta, ci sono uffici dell'INPS che invece che ragionare sulle dinamiche dell'immediato e dell'immediato futuro per cercare appunto di razionalizzare la situazione ed aiutare gli svantaggiati, cosa fanno? Vanno ad indagare sui percorsi che hanno costruito le pensioni di un numero importante di italiani e se trovano una mezza virgola di 50 anni fa che era andata storta perché magari denunciata male o riportata male, te la fanno carico in questo modo qua. Hai voglia di recuperare poi la situazione di 50 anni fa o fare causa che ha dei costi? Sono cose incredibili perché io posso capire, 2 o 3 anni fa c'era la faccenda dell'inflazione che incideva in qualche modo perché c'era un piccolo ricarico automatico, dopodiché ti facevano i conti a fine anno, se a fine anno il conto non era perfetto ti scalavano immediatamente quel piccolo vantaggio che avevi ottenuto durante l'anno, ma adesso sono 2 anni che siamo in deflazione, non c'è più nemmeno questo problema, ma occupatevi di altro per favore. Sì, no, invece gli stanno chiedendo lo 0,1 e io speravo che il governo intervenisse e dicesse no, questo 0,1 che sono insomma 10 euro all'anno per una pensione minima, no, non glieli chiedessero indietro. Invece è uscita la circolare dell'INPS che dice che a maggio li tratterranno sulla pensione. Se è meno di 1 euro glieli tengono tutti in un'unica volta, se no gli fanno 4 rate, ma te la porto, è da vedere, non so quanto spendono per fare il calcolo, secondo me spendono di più che a lasciarglieli per fare questa cosa. Insomma, i 50 centesimi glieli tolgono dalla pensione, quando invece devono dare loro i soldi, pagare le pensioni, campacavallo. Fammi ascoltare, pronto? Ah, buonasera Roberto. Buonasera. Se non mi chiede. Sì. Saluto Rizzati. Buonasera Michele. Buonasera. Ciao. Guardate, io oggi ho detto, mi sono guardato in giro, ho detto che non c'era sta che piangere. Scusa, sto bevendo acqua, perché si vedeva che bevevo qualcosa, è acqua, non pensate male. No, Roberto, è acqua. Veramente non ci resta che piangere, perché le cose sono puoi bere quello che vuoi, fai bene. Anzi, è un ottimo antistress in questo momento per molta gente. Comunque, quello che volevo dire, che diceva la signora Pattuso, è veramente uno schifo. Ad esempio, devo andare a prendere un documento, mi scrive il CAT e mi dice vai a prendere un documento all'INPS che poi il CAT rimanda all'INPS. Deve essere il 7.30, una cosa che riguarda il 7.30, il 7.40. Cioè, oramai io non riesco a capire perché cosa paghiamo tutta questa schiera di impiegati. All'inizio oramai ci fanno fare tutto a noi, non ci arriva nemmeno una lettera, niente. Noi siamo come degli abbandonati su un gommone in mezzo all'oceano che fa quello che vuole.
siamo, non lo so, io no, è un periodo questo che veramente sì, sì. Porta il bacio. Io non riesco a capire qual è un governo che ci permette di fare queste cose, questi abusi di potere, senza pensare prima a quello che sta facendo. Ma è pazzesco. Io non so mai cosa prendo, cosa non prendo. A fine anno non mi arriva mai un modulo riepilogativo. Io, ritratti, ho rinunciato anche, essendo un malato cronico, ho rinunciato anche ai rimborsi delle medicine, perché un anno sono andato là con il mio bel pacco di scontrini e mi hanno detto nessuno è valido perché non ha il codice fiscale. Allora, io ho 70 anni, ho poco da vivere, se devo perdere 3 ore per andare a casa, 3 ore per tornare a casa, per ritornare a casa ancora, vedermi i trattati, 500-600 euro, perché io ho tante di quelle malattie croniche che fa paura, io preferisco, giuro, perderli, ma vivere una vita tranquilla. Perlomeno io ho deciso di non fare più 7.30, 7.40, quello che è, perché sono stufo. Ritengo che la mia tranquillità vale di più di quei 70-80 euro, 200 euro, quello che è, anche, vale anche per, col cane, da 750 a 150, e oggi mantenere un cane, e dico, c'è un anziano, tieni il cane che ti fa compagnia, c'è un anziano per prevenzione, che se vuoi fare la preventiva meglio non parlare. Sì. Mio figlio, che ha in questi momenti, ad esempio, la moglie in attesa, paga per certe visite 800 euro, siccome paga è oltre i 35-36 anni, e gli esami nemmeno vengono svolti in Italia, li mandano in Svizzera o a New York, poi tornano in Italia e gli dicono quello che se dovesse fare per via normale. Quando gli danno il risposto dell'esame, tipo la morfologica, quelle cose, gli esami lì, che il figlio ha già 2-3 anni, ma si può. Ti ringrazio, però è brutto che uno dica anche rinuncio a tutto, per la tranquillità. No, infatti, ma Michele, io guarda, ti so combattivo, sono anni che ci sentiamo nelle trasmissioni. A lui per fortuna le televisioni servono anche da compagnia, certo. E una voce fissa, mi fa piacere. Assolutamente, assolutamente sì. Appunto perché ti sono così combattivo, non rinunciare ai tuoi diritti, mai, 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 non farti prendere per il naso dalla burocrazia, ci mancherebbe altro. Se hai diritto a certi rimborsi, evidentemente devi pretenderli, caspita, ci mancherebbe altro. Guarda che questo andazzo che c'è in generale nella società in questi anni in cui siamo immersi nella crisi fino al collo tutti quanti, c'è una voce che si chiama ottimizzazione delle risorse, che viene impiegata sostanzialmente da tutte le situazioni di carattere burocratico per fare cosa? Per sottrarti gli sportelli quando vai in banca, per toglierti qualunque tipo di possibilità di protestare quando la tua linea telefonica non funziona. Alle poste è il disastro che conosciamo tutti quanti ogni volta che ci avviciniamo a un ufficio. Tutti si comportano in questo modo qua, ma guardate che questo dipende anche dal fatto che qui nessuno si arrabbia più, diciamo così, mettiamolo in questo modo, per vendicare i propri diritti. Ma guardate che siamo arrivati a livello con un operaio in fabbrica Melfi, bloccato dal controllore che gli buffava sul collo, ha dovuto farsi il pipì addosso perché non gli hanno dato il permesso di andare in bagno a fare la pipì. Siamo arrivati a questo livello qua. Per questo dico, Michele, tu, proprio tu, no, non ci credo che rinunci a un tuo diritto e che gliela dai buona in questo modo. Bella la risposta che hai detto, Francesco, davvero bella. Elisabetta. Credo che la burocrazia stia soffocando i pensionati, perché la cosa che diceva... Anche il fatto che, adesso lascia stare, questa è burocrazia, sì, un po' di rassegnazione, anche il fatto che c'è tanta dignità nelle persone, perché certo, che non vanno neanche a chiedere. Sì, piuttosto rinunciano perché è umiliante, insomma, dover... Sembra che vanno a chiedere l'elemosina, guarda che... Poi alcuni impiegati dell'INPS sono gentili, ma spesso gli dicono cosa viene a fare a chiedere, vada a casa, è già bello che prende quello che le diamo. Li trattano anche non benissimo a volte, non è una bella situazione. Per non parlare di quando vanno a fare le visite mediche per chiedere l'invalidità, lì proprio li prendono
li trattano malissimo, sì, sì. Sì, perché non gli guardano i documenti, dicono ma lei cosa vuole, tanto, non, non si sì, può, bisognerebbe, ma bisognerebbe davvero filmare. Sì. Io ho tentato più volte, ma non si può, non si può. Per cui adesso niente, l'INPS sta... Beh, prima mandava le lettere a casa con un il modello RED da compilare, adesso è venuto fuori che se non è il pensionato che sa, e come fa a saperlo perché non conosce tutte le leggi, che deve comunicare i redditi, questi gli tolgono la pensione dall'indomani. Mentre, scusate, se è bello che tu dica questa cosa, se un pensionato si dimentica di comunicare i redditi, gli tolgono la pensione da domani, mentre un assessore della giunta sala che si chiama Cocco, è una signora che lavorava a Microsoft, fornitore del comune, possibile conflitto di interessi, ma non sarà così, ci autorizza a pensare sta roba perché non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 gennaio. Sì, fra l'altro Roberto, avendo fatto io consigliere comunale, posso dire a te e a tutti i telespettatori che quando si entra in carica si è informati ma di quelle che sono le regole di ingaggio. Cosa c'è da nascondere poi? Ma infatti questo è che non si capisce, cioè non ci induca a pensare che invece si capisce benissimo, perché sarebbe davvero grave. Un assessore... allora, intelligente, studiata, preparata, appunto, tutto quanto. Informata, insisto. È scaduto da 10 giorni il termine entro il quale... Allora, è una cosa abbastanza, diciamo così, fra virgolette vecchia, perché questa contenzio gli è già stata ricordata qualche mese fa, sostanzialmente, e non se ne esce. Cioè, è incredibile. Sala, parla col tuo assessore, cerca di sistemare questa cosa che veramente non ci facciamo complessivamente una bella figura. Nessuno, non c'è destra né sinistra che tenga il buon senso, perché poi noi, di una persona sconosciuta, pensiamo di tutto, perché ci chiediamo ma chi è, cosa farà, perché non vuole... Vabbè, è rimasta in linea? Sì, sono in linea. Mi perdoni, guardi, ho parlato sopra un sacco di minuti. Come si chiama? Prego, Poletti. Come si chiama? Buonasera, Poletti. Io mi chiamo Alba da Milano. Alba, che ha preparato da mangiare? Dai, che è un po'... Guardi, il coniglio con i carciofi. Però... ma sempre sto coniglio con i carciofi. Però... no, è una vita che non lo faccio. Ah, allora era un'altra signora. E un po' di polentina alla bergamasca. Oh, ma allora se lo sta inventando, aiuto, troppa roba buona. Aiuto. No, ma che sono da sola, pensi un po' lei, Poletti. Ah. E tu da sola hai voglia di cucinarti tutta sì, 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 brava, proprio, guardi, perché brava, il mangiare è una gioia della vita. Ho capito, ma la polenta per una persona sola, no? Sì. Come, quanta ne fai? No, io ne faccio, vi dirò che io il giorno dopo me la brustolisco nella ancora più sì, buona. Ottima, sì, che fa quella crosticina, sì. Magari ci metto solo che una fetta di taleggio sopra. Elisabetta, non fare sì con la testa che tu non sei capace di cucinare. No, però mia mamma me la fa. No, perché fa sì come se fosse sta gran cuoca. No, la fa tutto, siccome è sempre fuori per lavoro. Per lavoro. Non ho neanche il tempo. Sa cucinare con le buste. Quella che ci vogliono tre quarti d'ora. Fatuzzo, tre quarti d'ora. Ah, lo so. Fai finta, eh. Lo so che esiste. Lo so. Che esiste. Dimmi. Io volevo fare due domande ai sindacalisti lì. Te le faccio fare, basta che non mi dai del lei però. Ok, e che non mi dà della sindacalista. Falle. Gli faccio due domande ai signori lì. Sì. Allora, vorrei sapere una cosa. Io ho lavorato nelle campagne, sulla catena di montaggio, e voi sapete benissimo che nella campagna, se state a casa in malattia, la campagna dopo non vi chiamano. Ho fatto solo campagna, ho maturato 13 anni e siccome non sono nata ai 15, poi la vita ha chiuso, non avrò mai 5 lire. Io sono una signora di 65 anni, ho una patologia tumorale ormai, diciamo, in uno stadio abbastanza avanzato e vivo con una pensione di reversibilità di 680 euro al mese. Io quei 13 anni mi farebbero molto comodi. Perché voi avete permesso che questi 13 anni, chi li ha maturati non percepisca niente? Cioè, perché bene o male c'è anche il vostro benestare, no? Quando è stata approvata questa legge. No. Questa. Io le posso rispondere. Ci ascolta da casa allora, grazie. La ringrazio, Poletti. È ancora che mi dà del lei, va bene. questa legge qui è molto vecchia. Io ho presentato Partito Pensionati, non sono sindacalista, mi perdoni, sono consigliere regionale del Partito Pensionati. Ho presentato una proposta di legge
anni fa, agli inizi già, Poletti mi fece una trasmissione dedicata. Quando eri ancora signorina. Sì, con la domanda, ma riuscirà a farla approvare? Sì. L'ho presentata in Consiglio regionale è stata approvata, si è bloccata in Parlamento. Noi purtroppo non siamo presenti in Parlamento come partito pensionati. Dove ci siamo? In Regione Lombardia l'abbiamo fatta approvare. Perché una proposta di legge che diceva, visto che con quei 13 anni, 12, 10, tanta gente, soprattutto donne, ha meno di 15 anni di contributi, oggi meno di 20 anni di contributi, quindi non ha diritto alla pensione, dicevamo allora restituiteli almeno questi soldi, o gli date una pensione o glieli restituite. E purtroppo è rimasta, è ancora ferma in Parlamento, chissà che un giorno riusciremo entrare come partito pensati al Parlamento e ridiscuterla. Questo è uno dei tanti esempi di come funziona la macelleria sociale in questo paese. E poi non sono andate a far la bella vita, si sono occupate della famiglia, dei figli, del marito. Allora, parliamoci chiaro, siccome che nel mondo del lavoro la difesa dei diritti e delle tutele è una cosa che si è conquistata, fra virgolette, recentemente rispetto alla storia di questo paese, noi sappiamo che negli anni 70, negli anni 80 ancora, migliaia di lavoratori, posso dire alcuni milioni di lavoratori, sono stati utilizzati nelle varie situazioni, che, per esempio quella denunciata dalla signora è una delle tante cose, senza tutele, senza diritti, senza contribuzione. Quindi siamo a livello che qui abbiamo milioni di persone che hanno lavorato largamente per una buona parte della propria vita, che non avranno nulla nonostante abbiano lavorato e dato alla società. E questi sono quelli che non hanno contribuzione. Poi ci sono quelli che hanno invece contribuzione, ma sono sotto il livello minimo obbligatorio per legge, e anche questi non avranno nulla. Ma fatemi capire dove sta la ratio di una situazione di questo tipo. Se ho dato dei contributi, non raggiungo il minimo per ottenere la pensione a vita, mettiamo così, finché campo, per capirci. Benissimo, troviamo una formula. La Fattuzzo diceva in un qualche modo restituite la contribuzione. Questa potrebbe essere un'opzione. Troviamo le modalità di fare questo tipo di rimborso che, diciamo così, è vitale per tante persone che campano di nulla, per capirci, o devono appoggiarsi alla reversibilità del marito o della moglie che non c'è più. Sarebbe un passaggio minimo di civiltà che però aiuterebbe. Stavamo parlando di Boeri prima. Sì. Ecco, Boeri, perché non fa qualche studio su situazioni di questo tipo che riguardano milioni di lavoratori o ex lavoratori di questo paese, invece che perdere tempo Fattuzzo ad accusare i pochi provvedimenti utili che Poletti ha immaginato? È assurdo, perché adesso i giovani che lavorano oggi avranno la pensione contributiva, ok, che è appunto calcolata in base ai contributi versati. Bastano 5 anni, anche se avranno una pensione di 200 euro, prenderanno 200 euro, 100 euro, quello che è. Ma se hanno almeno 5 anni avranno la pensione. Ma santo cielo, e tutte le donne che hanno 15 anni e non prendono niente, 14 anni, 13 anni, non prendono niente, che senso ha? Dategli la pensione contributiva, sarà poco, perché hanno versato poco, va bene, ma certo, dateglieli, cioè li hanno versati per la pensione. È proprio un modo per prendere quei soldi, usarli per fare altre cose che non pagare la pensione al lavoratore. Vabbè, stasera abbiamo parlato di tante cose serie, futili ma anche utili. Programmi tuoi per la serata? Programmi miei per la serata? Divano. Ci sono un paio di film interessanti da vedere. Non guardi Sanremo? Ma neanche se mi pagate. Io amo le tradizioni popolari, vorrei essere chiaro. Però il Nazional Popolare abusato da Sanremo con queste modalità? Assolutamente no. Mi dispiace, perché portare i campioni delle varie baracconate che esistono in questo paese, dall'impasto a milioni di telespettatori, non mi piace. E poi comunque complessivamente anche a livello musicale c'è di meglio. Ne mancava uno di campione della baracconata a Sanremo, però lo hanno imitato. Ci sarebbero da invitare a quel livello lì, ce ne sarebbero. Mancava Renzi. Elisabetta, verrai ad Iceberg. C'è i suoi problemi, c'è i suoi problemi. Adesso voglio vedere lunedì come se la cava. Guarda, sono qui che lo aspetto al varco. E dopo le 23, quando abbiamo finito Iceberg, che fai? E finalmente vado a mangiare qualcosa a casa. Spero che il marito mi prepari qualcosa, ne dubito fortemente, però ho lasciato qualcosa di pronto. Coniglio carciofi e Poletta la bergamasca. Esatto. Va bene, buonasera a tutti, grazie, buonasera. Ci vediamo alla prossima, anzi su Tele Lombardia più tardi. Ciao.